giornata super 8, RDK, Borussia Dortmund 2-1 per RDK. Pipino, che gol hai fatto su punizione? Avrete cacciato questa tutto rete, qua. Tutto qua. Come sta andando la partita? Vabbè, subito è finita, però non so perché, però ottima partita. Potevate stare sul 2-1 invece siete state sotto. La partita è lunga, si può cambiare il risultato. La partita equilibrata, sì, sì, ve la giocherete fino alla fine. Bocca al lupo per il secondo tempo. Palumbo, come sta andando questa partita? È abbastanza bene. A difesa state tenendo? Sì, sì, stiamo tenendo, spero di tenere anche di tenere quasi la partita e di vincerla questa. In bocca al lupo per il secondo tempo. Martinelli, hai segnato il gol del 2-1. È 2-2, ti correggo. 2-1. Io ho segnato il 2-2. Guarda, il risultato è 2-2. Oh, 2-1, ma chi ha tirato per lì? 2-1 per noi. Ah, 2-1 per noi, era giù. Avanti, Domenia, sono io che sbaglio. Ragazzi, allora in bocca al lupo per il secondo tempo. Super 8, RDK, Borussia, finito da 6-5. Ciotola, dici un po', avete provato a recuperare più volte, non ce l'avete fatta alla fine. Capito? La sconfitta è meritata. La Traversi, il portiere è bravissimo e siamo stati sfortunati. Non meritavamo di perdere. Dove dovete migliorare? Qual è la pecca di questa squadra che gioca bene? Non c'è una pecca, dobbiamo parlare di meno, però non lo facciamo. Questo è tutto. Vuoi dedicare a qualcuno il tuo gol? No, semplicemente alla mia squadra. Grazie Ciotola. Giannelli, migliore in campo, hai segnato il gol decisivo, il gol vittoria su punizione. Raccontaci un po' con la partita. La partita è andata molto bene. Sono andati molte volte in pari da loro. Vi siete fatti recuperare, diciamo, qualche volta di troppo. Sì, però dopo si sono visti i miglioramenti della squadra. A chi dedichi questa gol? A tutta la squadra. Alla squadra? Sì. E a proposito per il torneo? Via! Stiamo migliorando giornata per giornata, andiamo molto bene. Quindi puntate alla vittoria? Sempre. Primo posto. Ragazzi, grazie, bocca al lupo per il torneo. Martinelli, Antonio, anche lui, uno dei migliori in campo per Rilla. Grazie, ragazzi.